Ed eccoci Luca, sono in compagnia di Luigi Cosmo che tradotto nella lingua del vino significa bellenda. Un'azienda che ha una grande storia ma che dal 2010 così ha deciso, ha voglia di cambiare e sta, diciamo così, aprendo una nuova via, una nuova filosofia, giusto Luigi? Io dico che qualitativamente nel nostro territorio la crescita è stata spasmodica. Proprio ci si accorge in questi ultimi 20 anni di vedere veramente dei prodotti di eccellenza, però nel contempo abbiamo perso di vista la qualità della vita e questo è quello che oggi mi accorgo di aver perso, la qualità della mia vita, e in questo senso voglio cercare di non recuperare, perché recuperare è un brutto modo di dire, ma di cambiare in senso positivo. Credi che questa introduzione della DOCG possa aiutare da questo punto di vista i produttori? Ma la DOCG è di sicuro un grande passo avanti. Molti l'hanno vista come semplicemente un problema burocratico, come una difficoltà oggettiva di lavoro. Effettivamente all'inizio può essere così, perché le cose nuove ti portano a trovare delle difficoltà di operare. Però se la guardiamo invece a lunga distanza, che è quello che dobbiamo imparare tutti quanti a fare, è una grande evoluzione di quello che è il mondo del prosecco. Parliamo invece un attimo di mercati internazionali. Il vostro punto di forza è sempre stato l'estremo oriente. Ma com'è il panorama e come sarà il panorama futuro di Bellenda? Allora, l'estremo oriente resta ancora un punto di forza e ritengo che da quello che abbiamo vissuto in questi giorni sia e resterà, mi auguro, perché poi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, però mi auguro che sia quello che ci porterà avanti nel tempo. Però quello che dobbiamo riconquistare è il mercato europeo. Luigi, noi ti ringraziamo per essere stato a Cronache Trevigiane, quindi riassumendo, come hai detto tu, noi vendiamo, non siamo in vendita, ricordiamolo sempre. Assolutamente no. Non siamo in vendita, not for sale. Ecco, not for sale, ecco il nuovo motto di Bellenda. Io adesso mi trasferisco, continuo il nostro viaggio al Vinitaly e lascio la linea a Luca Pinzi. Rientriamo in questo nostro studio ideale dedicato al Vinitaly 2010, andando a caccia di saperi e sapori nostrani, autoctoni. Non potevamo non incontrare nuovamente il Raboso. Siamo con Giorgio Cecchetto. Buona giornata Giorgio. Allora, un Raboso che di anno in anno conquista mercati e palati, possiamo dire così? Ma sicuramente, sempre più conosciuto grazie anche a tutta l'opera fatta dal Consorzio e dalle istituzioni di promozione su questo vino, sempre più lo si conosce anche all'estero, abbiamo richieste anche dall'estero e questo ci fa enormemente piacere, soprattutto perché il Raboso è un vino che identifica il territorio del Piave. Io credo che sia veramente l'unico vitigno che può essere il portabandiera di questo territorio. La nostra azienda crede nella ricerca, investiamo moltissimi soldi. E a proposito del Raboso, abbiamo anche adesso pensato a un Raboso rosato metodo classico. Dicevo, siamo nell'area delle bollicine ormai, Treviso è nel pensiero è bollicine, per cui perché non pensare anche in Raboso, così versatile come uva, di fare anche un rosato, però in metodo classico, quindi tradizionale, non fermentato in autoclave. E abbiamo avuto un risultato molto molto interessante. Dal 2008 siamo partiti con questa ricerca ed siamo usciti oggi per il Vinitaly con qualcosa, credo, di molto molto interessante. Si chiama? Si chiama Rosa Bruna per par condicio. Sapete che abbiamo fatto questo grande Merlot, il Sante Rosso, Sante Nome mio papà, e allora abbiamo pensato di dedicare questo Raboso rosato chiamandolo Bruna, Rosa Bruna, il nome di mia mamma. E Cecchetto sperimentatore, c'è questo vitigno, questa parola, Carmenere. Sì. Carmenere è un'altra bella cosa, un altro grande risultato direi ottenuto dal Piave, se pensiamo che il Carmenere è sempre stato confuso con il Cabernet Franc, lo chiamavamo tutti Cabernet Franc, in realtà il vitigno è il Carmenere. Questo vitigno Carmenere, pensate, è stato autorizzato l'impianto solamente il 26 agosto del 2003
e solamente l'anno scorso, con la vendemmia 2008, è stata autorizzata anche la denominazione in etichetta e la DOC addirittura per il Piave, quindi Carmener DOC Piave. Finalmente è stata fatta chiarezza, viene chiamato questo vitigno col suo vero nome, quindi non più Cabernet Franc ma Carmener. Allora, grazie a Giorgio Cecchetto per averci accompagnato in questo fantastico mondo del Raboso e quindi... Buon Raboso a tutti! E quindi buon Raboso a tutti, una scommessa già vinta e quella del Carmener, vedremo se sarà una scommessa che sarà ugualmente vinta. Ora ci fermiamo qui, un po' di pausa pubblicitaria e poi di nuovo dal Vinitaly 2010. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. Eccoci, siamo nuovamente al Vinitaly e sono qui per presentarvi la Gran Medaglia d'Oro 2010. Eccolo qua, 9.5 Cold Wine di Astoria, nuovissimo prodotto, con noi Giorgio Polegato, un prodotto che il pubblico di Cronache Trevigiane in qualche modo ha già assaggiato, però che vede il suo grande exploit proprio qui al Vinitaly. Come sta andando? Ma direi per noi alla grande, perché... Naturalmente presentare un prodotto nuovo con questa nuova tendenza della bassa gradazione e in più vincere una gran medaglia d'oro confrontandoci con i grandi Charmat italiani e non solo, c'erano 1200 campioni in concorso, credo che veramente sia stato un grandissimo risultato. Astoria continua a puntare su un pubblico giovane, un packaging particolare, questo è l'ennesimo esempio, ma da tempo voi avete intrapreso questa via che incarna il modo di vivere il vino, no? La vostra filosofia. Sì, beh, Astoria, appunto, come dicevo, nasce spumantistica, abbiamo sempre cercato di fare comunque dell'alta qualità, però stando attenti a quelle che sono le tendenze del consumatore, cerchiamo di prevenire o comunque di seguire quello che il consumatore vuole, giovane e non, per essere sempre di più aggiornati. Un prosecco superiore, ma un prosecco che non è per pochi eletti. Beh, intanto precisiamo che i listini di quest'anno non sono stati aumentati, perciò con l'avvento del DOCG sono rimasti i prezzi dell'anno scorso, perciò un valore aggiunto alle stesse condizioni credo che sia un fatto importante. E poi chiaramente il prosecco ha successo per questo rapporto qualità-prezzo che è sempre molto centrato, si è sempre tutti noi produttori attenti a dare un prodotto di qualità alle giuste condizioni economiche. Io ti ringrazio, vi auguro davvero una grande fortuna, un buon lavoro. Adesso ci vediamo al prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi in linea a Luca Pinzi, sempre dal Vinitaly.